In questa video lezione noi tratteremo insieme il complemento di causa e il complemento di fine. Il complemento di causa indica la causa di un'azione o di una situazione espressa dal verbo e quindi logicamente precede l'azione del verbo stesso. Il complemento di fine invece indica il fine, lo scopo di questa azione o in alcuni casi la destinazione di un solo oggetto. E quindi, almeno per quanto riguarda il prima parte di questa definizione indicherebbe la conclusione, lo scopo, il fine appunto dell'azione, quindi logicamente segue l'azione espressa dal verbo e ne è appunto una conseguenza. In quanto di causa può essere letto da diverse preposizioni come a, di, per, da, con, oppure anche da diverse locuzioni preposizionali, qui è molto facile individuarlo perché si tratta di locuzioni che già ci portano al complemento di causa, a causa di, a motivo di, insomma, oppure per via di. E può reggere un verbo, un nome, un aggettivo. In particolare regge il verbo, di solito, insomma, stragrande maggioranza dei casi, regge il verbo. Ho pianto per la contentezza, soprattutto con i verbi che indicano appunto queste forti emozioni. Però può anche reggere sicuramente un nome quando l'angoscia per il tuo ritardo ha coinvolto tutti. Per il tuo ritardo diventa appunto la causa della mia angoscia. In altri casi, il complemento di causa può dipendere da un aggettivo. Sono triste per il risultato. Mi aspettavo qualcosa di sicuramente migliore. Il complemento di fine può essere introdotto da preposizioni simili a quelle del complemento di causa, in, per, di, a, da, oppure delle locuzioni allo scopo di, con lo scopo di, al fine di. Anche in questo caso, quando c'è la locuzione preposizionale, è molto molto difficile sbagliare. Ma anche per quanto riguarda la preposizione, dovrebbe essere facile individuare se solo ci fermiamo a riflettere che, come abbiamo detto nella slide precedente, il complemento di causa è la causa, la motivazione di un'azione, il complemento di fine ne è appunto una conseguenza. Comunque, il complemento di fine può essere retto da un verbo, quindi dipendente direttamente dal verbo attraverso naturalmente le preposizioni, e quindi ho scelto per il compleanno tuo un bel regalo. Oppure può dipendere da un nome, soprattutto quando ne indica appunto l'uso. Ho comprato delle scarpe da tennis per il tennis.